Sì, era una zona e soprattutto uno stabile che da tempo era destinato ed era in uso a gente che appunto non aveva alcun titolo a dimorarvi ed era destinato anche a delle attività a volte anche illecite. Quindi questa mattina su un servizio appunto disposto dal signor Questore con l'ausilio anche del personale della Polizia di Stato, del reparto prevenzione e crimine di Reggio Emilia, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, nonché unità cinofile, abbiamo provveduto a fare ingresso e consentire appunto alla ditta e alla proprietà dello stabile di iniziare i lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Allora, questa mattina, quando abbiamo fatto accesso, non vi erano persone perché verosimilmente la presenza già di personale dell'impresa sul posto questa mattina presto ha sicuramente rappresentato forse già un deterrente per gli occupanti che hanno visto la presenza di operai, quindi già si erano allontanati. Questo però devo dire che ha consentito a noi di poter mettere subito più in sicurezza, cioè accelerare subito le attività e le operazioni appunto di chiusura dello stabile. Un impegno da sempre per l'amministrazione, la priorità naturalmente le sicurezze, sicurezze e sicurezza fisica. Noi abbiamo fatto un lungo lavoro di intelligence, di controlli, di verifiche insieme a tutte le forze dell'ordine perché avevamo bisogno di trovare le condizioni per prendere le persone che delinquono e naturalmente fare quello che prevede la legge. Abbiamo fatto un ottimo intervento congiunto in Viale Gramsci, abbiamo fatto un intervento di sgombero a Corradini, questa mattina siamo intervenuti nella zona dell'ex Brooklyn dove presto dovrebbe partire un progetto di riqualificazione di quell'area perché l'obiettivo non è solo quello di sgomberare ma soprattutto di riqualificare, di riconsegnare alla città le condizioni di vita di sicura, in sicurezza molto forte.